Si ripropone anche quest'anno l'iniziativa Puliamo il Mondo, iniziativa di Legambiente a cui aderisce il Comune di Chioggia in collaborazione con Veritas e il Centro di Educazione Ambientale. L'iniziativa è diventata ormai una tradizione. Dal 1993 Legambiente propone appuntamenti in tutta Italia per ripulire aree poco attenzionate. La parola d'ordine quest'anno sarà per un clima di pace. A Chioggia, venerdì 22 settembre, la pulizia riguarderà un tratto di spiaggia libera sottomarina e parteciperà una rappresentanza degli studenti e degli insegnanti dell'Istituto Comprensivo Chioggia 2 Media Pascoli. Secondo Serena De Perini, assessore all'ambiente del Comune di Chioggia, si tratta di una bellissima iniziativa, ancora più significativo che coinvolga gli studenti del territorio. Loro sono il futuro ed alimentare in loro la consapevolezza del nostro ambiente è qualcosa di veramente importante. Un ringraziamento al Centro di Educazione Ambientale, sempre attivo ed attento alle tematiche ambientali, e a Veritas, che supporta di buon grado le iniziative sul tema che vengono organizzate in città. Venerdì 22 settembre, due guide del Centro di Educazione Ambientale incontreranno le classi alle 9 in zona diga per guidarle nell'attività di pulizia del tratto scelto e per dare loro alcune informazioni sul nostro delicato ecosistema e su come preservarlo. Veritas fornirà i guanti e i sacchi per la raccolta. L'iniziativa di Legambiente è rivolta solo agli studenti, tutti gli altri sono invitati alle iniziative che si terranno in altre zone del territorio domenica 24 la mattina. Progetto Laguna Pulita si rivolgerà alle zone dell'Arzerone, via terra e via acqua, grazie alle imbarcazioni dei vongolari che hanno voluto l'intervento di pulizia e che si prefiggono di ripeterlo a cadenze frequenti. Amico giardiniere invece si attiverà a Caromanna. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.